Mister, un buon primo tempo da parte del Genoa, poi nella seconda parte della gara non si riusciva più quasi a superare la metà campo. Beh sì, il secondo tempo purtroppo il nostro problema è stato quello lì, non riusciamo più a ripartire, a cercare di servire gli attaccanti, abbiamo fatto un po' di difficoltà, però se è ancora lì credo che l'errore è un po' condizionato, troppo, perché mancavano ancora tanti minuti e quello che mi... dirò, mi piace, insomma, così, non mi è piaciuto quindi quei 20 minuti lì, abbiamo proprio pagato molto di più lo svantaggio, ci poteva stare, insomma, loro, i ragazzi sentivano tanto, tantissimo questa partita, lo vedevo, erano poco sereni, non come doveva essere per rimontare un risultato, ci sta di andare sotto, l'errore l'abbiamo fatto noi, e quindi, però posso capirlo, loro hanno qualità, però se li aiuti l'errore magari a livello psicologico lo puoi pagare doppio. Col senno di poi, naturalmente, guardando le marcature, Torreira veniva poi marcato da l'abbassamento di Piniglia o di Simeone a turno. Quando hanno smesso, Torreira ha avuto più libertà, forse in quel momento magari l'inserimento di un centrocampista, dico un Rigoni per dire un nome, sì, poteva sì, essere... Sì, adesso si potevano fare tutte scelte migliori, è sempre così. Però volevo mantenere gli attaccanti, quello che hanno sempre fatto, quindi sia Giovanni che Maurizio si sacrificavano lì e lo hanno fatto, forse un po' meno, forse aspettavano appunto di ripartire, ci può anche stare, però insomma, ha subito sì un tiro da fuori, però poi nell'azione del gol la palla avevamo noi, quindi non è che peccato perché, ripeto, era ancora lungo da giocare, non ce la siamo giocati come potevamo. È la sua prima sconfitta, però quella di un derby pesa in maniera particolare, tanto, tanto. Dovrà fare un doppio lavoro adesso. Ma è doppio lavoro, insomma, le sconfitte sono sempre dure, questa è il doppio, perché comunque il derby è il derby, quindi tanta gente che era venuta, la squadra voleva fare meglio, sicuramente voleva fare risultato, al di là di poi vincere, no? Non puoi perdere, non devi perdere, devi fare molto di più, abbiamo fatto... Secondo me ci mancano 20 minuti, potevamo sicuramente fare di più, anche se loro erano in euforia del vantaggio. Quello è, mi sento così un po', sono un po' scontento di quello, però mi è piaciuta la squadra nel primo tempo, mi ha fatto tante cose buone, un po' condizionati delle due munizioni e niente, bisogna ripartire. Tornando ai cambi mancati, il gol era nell'aria quando è arrivato l'1-0. Non ci ha proprio pensato a togliere Piniglia che appariva stanco, litigava con l'arbitro che non gli fischiava un fallo, c'era una situazione, insomma, sembrava abbastanza evidente. Sì, sì, magari dopo è evidente, magari se non avessero fatto gol era meno evidente, si vede, dopo è sempre tutto molto facile, però Maurizio è sempre un... Al di là di quello, anche prima, noi siamo andati, non so, penso 7-8 volte a destra con Lazovic o a sinistra, di più, una decina di volte, ma non siamo mai riusciti a servire questi attaccanti, abbiamo sempre ritirato il cross. E loro c'erano, quindi le ha di quello che sento, gli attaccanti qua e di là, non li abbiamo serviti, ne abbiamo serviti poco, non si è riusciti a servirli. Poi ripeto, dopo è facile, però insomma la squadra è così e con due attaccanti penso che possiamo essere più pericolosi. È che bisogna servirli in una certa maniera, ne abbiamo fatto poco. Un'altra cosa, nel primo tempo quando il Genoa ha avuto, insomma, stava giocando, spesso arrivavano i calci d'angolo, erano 5-6-0 per il Genoa, non è mai arrivato un calcio d'angolo pericoloso. In allenamento funzionano gli schemi quando si fanno i calci d'angolo? C'era poco schema lì, c'è la palla ferma, uno deve calciare bene, cioè, non è che ci sono tanti schemi lì da fare. No, Cataldi non c'era, di solito calcia lui, ma insomma stiamo parlando, c'era Lazovic, quindi calciava lui, non ha calciato bene, come non abbiamo dato bene la palla di Ole, qualche errore ci sta, però insomma dobbiamo metterci a fare il muro, i giocatori giocano in Serie A, mi sembra, insomma, però vuol dire, stiamo parlando di episodi che relativamente si può sbagliare il calcio, se ne può sbagliare i calci, ne abbiamo sbagliati un po' troppi, però è andata così. L'ultima domanda, l'obiettivo da qui a fine stagione qual è dal suo punto di vista? Ma io credo che l'obiettivo è sempre una partita alla volta, quindi abbiamo il Milan con le mille situazioni che hanno avuto, quindi andiamo a una partita difficile, ma era questa la partita importante, ripeto, i ragazzi hanno subito molto perché ci tenevano tantissimo, tanta gente, era tanto tempo che non si vedeva,
loro sono contenti che hanno vinto il derby dopo 57 anni, magari adesso ne ripasseranno altri 57. Nel calcio niente si può sapere. Oggi è andata bene a loro, quindi complimenti a loro, noi dobbiamo stare zitti e ricominciare. Mister, ancora sui cambi, prima ha risposto chiaramente, è facile dirlo dopo, infatti non voglio domandare sul chi, ma sul quando. Sempre spostati verso la fine della partita, oggi forse il Genera ha un po' no, il debito di ossigeno. Sono d'accordo, però io quando ho fatto un cambio ho visto che avevamo perso un po' più gli equilibri. È una squadra che devi stare attenta a cambiare, insomma, avevo paura di prendere anche il secondo, quindi al di là di uno subito si erano aperti gli spazi, loro hanno avuto due o tre situazioni importanti per poter fare il secondo, quindi dopo poi non la recuperi più, quindi al di là dei cambi che è sempre quello il discorso da sempre, possono essere prima o dopo, però io credo che questa squadra abbia certe caratteristiche e vanno mantenute, quando le perdi secondo me rischi ancora di più, però è un'opinione mia e sono qua da poco, magari la potrò cambiare con un po' più di conoscenza. Nel finale la Gladiate Nord ancora fischi, addirittura hanno rifiutato di fare il saluto ai giocatori. Questo può incrinare ancora il rapporto? Ma incrinare, credo che sono arrivato, era già incrinato, quindi non so, io vedo quello che sono venuti in tanti, quindi si vuole dire, abbiamo perso una partita che non voleva mai perdere, quindi il malumore, il malcontento c'è, è inutile negarlo, però non è che finisce oggi tutto, quindi si riparte. E se era difficile prima lo è ancora più adesso, quindi è ancora più bello uscirne. Adesso sono tutte parole, però credo che non è che ci siano tante cose da dire.